Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video unboxing. 1, 2, 3 pacchi, partiamo da quello più piccolo. Cosa c'è? Cosa c'è? Placa. E non è per me, sarà per mia madre. Almeno, penso. Cioè, almeno io non sono il tipo di persona che si mette il lucida labbra. O forse sì. Link in descrizione se lo volete acquistare. Max Factor X Lip Color, il 142. Secondo pacco. Apriamo. Cartoncino, vediamo cosa c'è. C'è scritto a 25 aprile 2019. Vedo già dei fili. Questi sono i fili. Questi sono viti con gli stop. Questo è un mini cacciavitino stile Barbie, mini. E il prodottino, il manualetto, ammazzante cose qua dentro. Tre manualetti. Tutte roba, istruzioni anche in italiano. Ho letto già Smart Life, quindi avete già capito di cosa si tratta. Vediamo cos'è. Ah, altra roba qua, è un adesivo tipo il 3M. Oh, questo piccolo aggeggino qua è praticamente, fa le stesse cose di un Sonoff. Entra ed esce la corrente, LN in entrata, LN in uscita. Questo è il tasto per fare il pairing con il wifi. Volevo un attimo vedere il supporto massimo 10 A, quindi sui 2200-2300 watt. È la stessa cosa del Sonoff, quello ha un canale. L'unica differenza è, oltre alla marca, il costo. Sì, questo costa un pochino di più, è vero, ma è la grandezza, cioè questo è nettamente più piccolo. E ovviamente tramite Smart Life potete fare l'accoppiamento. Farò un brevissimo tutorial riguardo a questo dispositivo qua. E ora veniamo al pacco più grande. Cosa ci sarà? Forbici. A parte la carta, oh, eccolo qua. Abbiamo una multipresa in verticale con tanto di porte USB. Ve lo faccio vedere brevemente in questo video, poi anche qua vi porto un video dedicato perché ci sono tante cose da farvi vedere. Vediamo come si presenta. Ok, vabbè, dentro ci sono manuali, non c'è più niente nella scatola. E spina ciubo, colore blu, c'è anche nero, marca Bestech. Simpatico e carino. Bene, una multipresa verticale. C'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prese sciugo. Poi ha dei tasti, insomma, me la studio bene. Le porte USB, un tasto per il reset. Gommata, quindi molto resistente, non scivola. Penso che sia un bel prodottino. Poi plastica ma resistente, non è quel materiale cheap, diciamo. Ragazzi, che a dirvi, questo unboxing può finire qua. Se vi è piaciuto lasciate un like, in descrizione link per acquistare questi tre prodotti se volete. I social: Potterino su Facebook, Instagram, IGTV e TripAdvisor. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdervi le notifiche che usciranno dei prossimi video. Qui da Potterino 10 è tutto, noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao!